però, ormai se la balla, se la canta, se la cucina, fa tutto lui. Boom boom, pronto? Sì, pronto. Tindaro, sei rimasto lì? Rimandavo? No, non avevo dubbi, figli, Tindaro. No, lo so, ti ho conosciuto, quindi... L'hai vista quando sei andato? No, stavamo salutando i tuoi amici di Castro Reale, vero? Tua madre, Maria, vero? La signora Maria. La signora Maria. Grazie, Tindaro. Grazie, grazie. Speriamo qualche giorno di ritrovarci. Perché no, non mancherà occasione, Tindaro. Va bene. Grazie anche a te, buona cena. Grazie, Tindaro, ciao. Allora, andiamo a tagliare i funghi? Sì? Andiamo a preparare queste fettuccine alla boscaiola, pronto? Buonasera. Signora Anna, buonasera. Leo. Ah, stasera al caffè, signora, non dormiamo stanotte. Sì, infatti, Giomarotta ha preparato un dolce al cioccolato che abbiamo fatto l'altra sera con la signora Adriana. Come gli è venuto, signora Anna? Benissimo. Oh, era buono, mi fa piacere. Signora, intanto noi stiamo preparando le fettuccine alla boscaiola. Vede, Leo sta tagliando il prosciutto a julienne. A julienne. A julienne, queste a striscioline si dice a julienne, vero? Bravo, bravo. Ho imparato ormai, hai tagliato anche l'altra sera la cotenna in questo modo, sì, vero? Sì. A julienne. Quindi, signora Anna, le fettuccine alla boscaiola, lei lo sa come si preparano? No. No, glielo diciamo noi. Oh, bene, allora lui ha fatto l'impasto, quello per preparare la pasta fatta in casa, ha visto prima, la stava tagliando, ecco, al macchinario. In più servono come ingredienti il prosciutto crudo che lei sta vedendo, tagliato julienne, i funghi che abbiamo qui vicino, funghi freschi, porcini, ecco, che sta tagliando ora. Poi abbiamo bisogno di un po' di passata di pomodoro, la panna, che poi andremo ad aggiungere, e quindi tutto qua. Poi ovviamente la cipolla, il prezzemolo, un po' d'aglio ci sta, Leo? Sì. Sì. No, solo cipolla. Pure, quello ovviamente a discrezione personale, signora Anna, se le piace lo può aggiungere. Intanto vede, Leo sta tagliando i funghi porcini, lei li cucina i funghi di solito? Come li fa? Anche fritti, vero signora? A me piacciono i pennelli, chiamano. I pennelli? Bello, sono quelle fatte... le faccio con i cotolette. Ah, mo' di cotolette, ho capito. Grazie, e questa sera cosa ha preparato, signora Anna? Stasera già sta preparando la polenta. Ah, polenta, oggi è venerdì, sì, giorno della polenta a casa mia. Polenta, ho capito. Fatte i fettuccini. Buone. Con sugo. E stasera facciamo la polenta. La polenta. Benissimo. Signora Anna, vuole mandare i suoi soliti saluti a qualcuno? Sì, prego. Prima saluta alla signora Maria, tua mamma. Grazie. A tutta la tua famiglia. Grazie. A tutti i presenti che sono qui. Buonasera. Anche Tindaro. Sì, anche Tindaro dalla Sicilia che ha chiamato prima. Prima, sì, ho saluto assai. Bene. A tutti quelli che ci ascoltano e grazie per questa bella trasmissione che tu stai a prontare, bellissima. Grazie. Grazie mille, signora Anna. Ha vinto il capellone. Mangi un po' di più per me. Perché è deperito, poverino. Oddio, devo stare sempre attento. Io lo saluto tanto, lo saluto anche a te. Perché in cucina adesso sta preparando la polenta. Lo salutiamo, salutiamo la Giomarotta da parte nostra. Grazie, signora Anna. Va bene, un saluto a tutti. Grazie. Ciao, mille. Signora. Grazie, buonasera. Ciao. Mi posso fregare un po' di prosciutto crudo, Leo? Prego. Grazie. Luca, ce n'è pure per te, però okay, aspetta tu, Io sono privilegiata. Vediamo. Abbiamo qualcun altro? Centralino? No. Ok. Attenzione alle manine, Ci state stimolando la fiducia. Infatti. Abbiamo inalato di noi. Leo mi manda... Volevo comunicare... all'esterno che c'è un odore della torta che inonda tutto lo studio. Infatti, signora, noi stiamo controllando per vedere a che punto è. Si sta riprendendo, è vero, Yolanda? Si sta riprendendo, veramente invitante. Sì, apriamo pure, ci guardano anche da casa. Fate la spia, Ecco qua. Volete vedere? Gliela facciamo vedere. Un secondino, altrimenti... Velocemente gliela facciamo... Attenzione, gliela facciamo vedere. Eccola qui.
Guardate che bella torta. Basta, basta, avete visto pure troppo, via. Abbiamo qualcuno al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Parliamo con un amico da Soverato. Amico di chi? Amico dell'amico Vincenzo Gallo. Lo sapevo io. E come no? Buonasera. 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 Grazie. Grazie. Faccio un saluto all'amico Pepe Tropea. Sì, che chiamato. Al signore Marotta, all'amico Tindaro, all'amica Nuccia. Oh, benissimo. A tutti, poi allo chef, ovviamente alla signora Iolanda. Grazie. Grazie, anche a Luca e Michele, che sono lì ad attendere. Al cameraman. Non c'è. E al cameraman. Dico all'amico Vincenzo di stare attento a Parco. Al vino, attento al a Parco, dice. Ancora il vino non l'abbiamo tappato. E senza tabacco. Senza tabacco pure. Io sto prendendo una casa. Sì. Quindi voglio dare col vino all'amico Vincenzo, alla signorina Saladino e all'amico Vito. Oh, grazie. Bene, è tutta la compagnia. Grazie, grazie, grazie per aver chiamato. Salve. Pronto? Ok, allora, Leo, qua vedo che l'acqua bolle, intanto sì. Per le fettuccine, c'è ancora qualche altro minuto a disposizione, mi riscaldo un pochino, sì, al focolare domestico. Si vede, allora. Si vede del fu. Come, dillo, dillo ad alta voce, perfetta la torta, perfetta, vedi, sì, Leo sì. È contento del suo operato, infatti abbiamo visto che sta venendo un bel lavoro, ovviamente questa torta al cioccolato, signori, questa sera dopo la torta, cioè torta al caffè, scusate, io, mi è rimasta impressa la torta al cioccolato della signora Diana, veramente, quindi ogni tanto confondo. Adesso andiamo con i fettuccini. Oh, quindi ci siamo quasi per preparare le fettuccine, amici, così stasera, Leo se la canta, vedi. Stasera possiamo assaporare le fettuccine alla boscaiola con i funghi porcini, con il prosciutto crudo, con cipolla, prezzemolo, aglio e un po' di passata di pomodoro ovviamente. Quindi stiamo riscaldando un pochino l'olio per il condimento, vero Yolanda? Sì. Cosa hai preparato a pranzo oggi? Ti prendo in castagna? Ti ricordi? Legumi, fagioli. Ah, buoni, fagioli, vedi, prima ne parlavamo con la signora Saladino, sono buoni, salatino. Salatino. Salatino, ecco, detto bene. Con la C, piccolo la... sale. Piccolo sale, piccolo sale. Quindi legumi a casa della signora Yolanda oggi, buoni legumi. Vito, tu rimangi legumi? Sì, assolutamente sì, del resto non potevo fare altrimenti, perché Fabio, deriva dal latino, è proprio riguarda... Ah sì, non lo sapevo. Abbiamo qualcuno al telefono. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, attenta non quel codetto però. No, lo ripongo, dov'era? Nascondiamo la passata, ecco qui. Ma io non le dico. Siamo invidiati noi ogni sera. Siamo capitate sulla cucina. Mi dispiace per voi, mannaggia, vi inviterei tutti ogni sera, veramente. Intanto stiamo mettendo il sale nella pasta, con chi parliamo noi? È una macchinetta il nostro amico Leo, è vero? Ma con chi parliamo noi? Oh! Signor Salvatore! O no? Signor Manica, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Io voglio dire subito una cosa perché lei mi ha preceduto con questa telefonata, ma io ieri gliel'avevo detto. Siccome ieri è stato il compleanno di suo figlio Francesco, che è stato anche con noi a Karaoke Night, gli mandiamo un applauso per fargli tanti auguri per il suo compleanno. Ok, signor Manica, mi sente? Grazie, Francesco, eccoti. Ciao, tanti auguri. Auguri. Sono 20, hai detto, vero? 20 anni tondi tondi, ragazzi. Quanto tempo è passato, vecchie, vero Luca? È passata di acqua sotto i ponti per te. Francesco, hai cenato? In questo momento stiamo cenando, stiamo mangiando. E cosa ti ha preparato la mamma di buono? A base di pesce. A base di pesce? Ah, ottimo, ottimo il pesce. Ti piace? Il salmone, hai capito, vi trattate bene, complimenti. Sì, beh sì, infatti, Francesco. E ieri sera hai mangiato pure bene.